pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tante notizie da seguire insieme. Prima però vi voglio presentare l'ospite che è venuto a farci compagnia oggi. Si tratta di Alberto Trevisan. Alberto, benvenuto. Grazie. Devo dire scrittore oggi, anche se la tua anima ci porta a dire dell'altro, Alberto. Sì, mi piace scrivere, quindi scrivere le storie. Però tu sostanzialmente ami essere presentato come, non come ex. No, come ex è un'offesa, come obiettore di coscienza. Obiettore di coscienza, tra l'altro tu sei ospite da noi oggi che è il 13 luglio e il 13 luglio, proprio per l'obiezione di coscienza, nella tua vicenda personale è una data importante. Sì, perché mi sono ricordato, sfogliando un po' il libro, il 13 luglio del 72, sostenni l'ultimo processo qui a Padova, l'ultimo duro, anche con una pena abbastanza pesante, ma che poi ci portò all'approvazione della legge dell'obiezione di coscienza proprio nel Natale del 72. Ecco, e quindi una storia, sì. Una data importante all'interno di una storia che viene sintetizzata in questo libro, che è un po' l'oggetto della nostra conversazione di oggi. Il libro si intitola Ho spezzato il mio fucile, storia di un obiettore di coscienza, ed è un libro sul quale desideriamo soffermarci, Alberto, anche perché è un'edizione questa aggiornata, non corretta ma aggiornata, ampliata in qualche modo, cioè un capitolo importante che va oltre la storia. Sì, io sono molto contento perché non mi aspettavo che, diciamo, una riedizione, e ho avuto la possibilità di aggiornarla e con questo capitolo il dopo, perché adesso la storia è completa. Fermo lì. Fermo lì, adesso la storia è completa, vediamo tra poco qual è questa storia, intanto ti tolgo la parola per qualche minuto e andiamo avanti con le notizie invece arrivate attraverso la cronaca di queste ore. Presidente, salviamo la ricerca, è l'appello lanciato oggi da Stefano Fantoni, direttore della SISSA, la Scuola di Studi Avanzati di Trieste, davanti al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nella cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Istituto. Questo ambiente, ha detto Fantoni, non deve oscurare il fatto che esistono tanti giovani buoni, assetati di conoscenza, che meritano i nostri sforzi. Sono l'unica ricchezza del nostro paese e non li dobbiamo deludere. Le parole di Fantoni sono state lungamente applaudite da un nutrito gruppo di studenti presenti alla cerimonia, che hanno indossato magliette con lo slogan Salviamo la ricerca. La visita alla SISSA è stata la prima tappa dell'impegno a Trieste del Capo dello Stato, visita che culminerà con il concerto Le vie dell'amicizia in serata in Piazza Unità d'Italia con i presidenti di Slovenia e Croazia. Ancora cronaca, due persone sono morte in due distinti incidenti stradali avvenuti questa mattina lungo la A4 nel Veneziano in direzione di Milano. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale. Il primo incidente, secondo quanto rilevato dalla Polstrada, è avvenuto nel tratto vicino a Spinea poco dopo le 8 in seguito ad un tamponamento, mentre il secondo è successo nella zona di Martellago. Cinque persone sono state arrestate dalla squadra mobile della Questura di Verona in quattro distinti interventi. Gli arrestati sono tre veronesi, un marocchino e un nigeriano. La polizia ha sequestrato 59 bustine di eroina pronte per la vendita e 35 grammi di hashish diviso in dosi. Accusata di aver cercato di condizionare in tutti i modi la vita della figlia quarantenne, una donna di 74 anni è stata condannata ad un anno e due mesi di reclusione dal Tribunale di Belluno. L'anziana, che ha sempre negato ogni accusa, sostenendo che voleva solo aiutare la figlia anche durante un periodo di ricovero in ospedale, dovrà anche versare un risarcimento di 20.000 euro. La vicenda ha portato alla luce un periodo tra il 2001 e il 2009, durante il quale la donna avrebbe cercato di intervenire e controllare la vita della figlia attraverso, ad esempio, decine di telefonate quotidiane, messaggi, visite sul posto di lavoro. A denunciare il tutto era stata la stessa figlia, che aveva sostenuto di non poterne più della presenza assillante della madre nella sua vita. Sono 241 le vittime, 6 di queste donne, di incidenti sul lavoro dall'inizio dell'anno, 40 al mese a livello nazionale, almeno uno al giorno. Lo rileva l'Osservatorio sulla sicurezza di Vega Engineering di Mestre. Alla Lombardia spetta il primato con oltre il 15% dei decessi, ossia
a 37 vittime, seguita da Veneto con il 9,5% e Puglia con l'8,7%. Tra le vittime prevalgono lavoratori tra i 40 e i 60 anni, per il 7,5% stranieri. Il settore più a rischio è l'agricoltura con il 39% degli incidenti, in costante aumento dall'inizio dell'anno. A seguire il settore delle costruzioni con il 24,5%. Passiamo ad argomenti più leggeri, adesso andiamo a Chioggia, dove ha preso il via una manifestazione particolarmente gustosa, divenuta ormai tradizione. Stiamo parlando della Sagra del Pesce, protagonista di questo servizio. Vediamo. Una festa all'insegna della parte più gustosa del mare. È la Sagra del Pesce che per 10 giorni anima il cuore di Chioggia, proponendo un gustoso tuffo nei sapori più autentici della laguna. 73 edizioni caratterizzate da veri e propri bagni di folla, con la gente del posto che si mescola ai turisti alla ricerca dei piatti più sfiziosi della tradizione, da gustare in una Chioggia trasformata in pittoresca trattoria a cielo aperto. 10 gli stand allestiti per gli amanti del mare e dei suoi prodotti, trasformati in primi e secondi di ogni tipo da squadre di uomini e donne al lavoro senza sosta per pulire e cucinare pesci e molluschi che sono da sempre patrimonio della città marinara. Un patrimonio che Chioggia ha voluto promuovere anche attraverso uno specifico marchio, I Love Pesce, simbolo della nuova campagna nutrizionale per la valorizzazione del prodotto ittico locale. Pesce dunque anche come simbolo di una cultura dell'alimentazione che proprio la Sagra adesso dedicata intende sponsorizzare, per fare in modo che la festa del buon mangiare diventi anche palestra per un mangiare sano. Qualche trasgressione al mangiare sano è pur vero che non manca, e la dimostrazione sta in questi piatti ricolmi di fritture, tutt'altro che amiche di fegato e colesterolo. Ma è vero anche che un piccolo peccato di gola ogni tanto ce lo si può anche concedere, tanto più se nella cornice frizzante di una festa in cui i sapori del mare si mescolano a quelli altrettanto gustosi della tradizione e del folklore locale. E mentre il giorno scivola nelle ombre della sera, basta un piccolo brindisi a ricordarci che a Chioggia tutto il buono del mare e della laguna sono non solo a portata di mano, ma anche e soprattutto di palato. La punzonatura per le biciclette funziona, è quello che festeggiamo oggi con la riconsegna pubblica di una bici riconosciuta e restituita ad una studentessa di San Donà di Piave. È solo l'ennesimo caso. Credo che la qualità della vita in città si misuri anche dalla possibilità di muoversi in bici senza doverne ricomperare 3 o 4 ogni anno. A dirlo è il vice sindaco di Padova Ivo Rossi, con delega alla mobilità, riconsegnando una bici rubata in aprile ad una studentessa universitaria e recuperata dai vigili urbani che l'hanno identificata grazie al codice fiscale della giovane stampigliato sulla carrozzeria tubolare del velocipede. Una pratica, quella del codice, che a Padova ha coinvolto negli ultimi mesi migliaia di biciclette e che in qualche modo è un deterrente contro le sparizioni. I furti sono ancora a centinaia, ammette però Rossi, in una città come Padova che ha circa 70.000 studenti universitari, ma anche attraverso pratiche del genere si riesce, ha continuato l'assessore, ad incentivare l'uso del mezzo a pedali. Negli ultimi 5 anni abbiamo raddoppiato i chilometri di piste ciclabili in mezzo al traffico, con sede dedicata ai ciclisti. Sono in tutto oltre 140 chilometri di piste ciclabili in città, dato che ci mette al primo posto tra le città italiane. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, che torno a presentarvi, Alberto Trevisan, obiettore di coscienza, proprio nel DNA direi, Alberto, in questo caso all'interno di questa edizione del TG, scrittore, perché il libro di cui vogliamo parlare oggi è questo, Ho spezzato il mio fucile. È un libro edito dalle librerie Edizioni Deoniane di Bologna, un libro non nuovo, però non dico riscritto, ma integrato attraverso un capitolo nuovo che è un po' il dopo, si intitola infatti Dopo, e va a completare una storia, dicevi tu all'inizio di questo telegiornale. Io partirei dal titolo, Ho spezzato il mio fucile. Sì, beh, il titolo è per me molto significativo, nel senso che il fucile spezzato, che ho anche qui spesso, è una spilla ormai. Una spilla che tra l'altro era l'unica cosa che non riusciva a passare la censura nelle carceri militari,
perché faceva veramente paura. Quindi il titolo sostanzialmente riprende il logo del Movimento Internazionale per la Pace. È un libro in qualche modo che possiamo dire allora che racconta un cammino di pace? Sì. Un impegno quotidiano per la pace. Un impegno che parte da una storia personale che è quella mia, ma che ha un capitolo molto importante che era l'ultimo della prima edizione, che si intitola I miei compagni di viaggio. Quindi un cammino non fatto da solo, ma fatto con persone, diciamo, note, alcune che ho conosciuto personalmente, altre che non ci sono più, persone da David Turoldo a Padre Ernesto Balducci, ma anche Giorgio Lapira, Dossetti, costituenti, eccetera. Franz Jägerstätter, conosciuto da pochi, ma ora santo, beato della Chiesa, praticamente contadino da solo contro Hitler, e decapitato il 9 di agosto del 43. Io da anni mi recco in questo piccolo paese per ricordare questo mio grande compagno di viaggio, perché il suo libro riusciva ad entrare in carcere con la scusa che era un cognome tedesco, non si accorgevano che era molto pericoloso. Ecco, sono contento perché questo cammino adesso è completo. Cos'è che lo ha completato? Perché non era completo prima? Perché per scelta si finiva nel momento in cui la mia obiezione terminava e cominciava un qualcosa di nuovo. Il dopo è quello che, dopo l'obiezione di coscienza di tanti anni fa, e di questo devo veramente ringraziare chi mi presenta questo libro, che è Monsignor Giovanni Nervo, che dall'alto della sua ormai 92 anni è una persona sempre più avanti di noi, e che mi ha quasi costretto a scrivere il libro, perché diceva: è importante lasciare un segno, la testimonianza. Sì, e lui, siccome mi ha sempre seguito, mi ha convinto, e adesso sono, ecco, molto contento. A proposito della prefazione, è una prefazione importante perché non sottolinea, Monsignor Giovanni Nervo, solamente il valore di una, certo, storia di vita, ma sottolinea soprattutto il valore di un messaggio che si rivolge ai giovani. Questa è la sottolineatura di Monsignor Nervo, che mi sembra più significativa all'interno di questo percorso, di questo cammino fatto di parole, certo, scritte sulla carta, e che sintetizza un po' la tua vita. Possiamo dire in qualche modo che allora sono i giovani, sì, i destinatari di questa tua fatica? Sono sicuramente i giovani, perché tra l'altro non mai avrei pensato che fosse ripubblicato, perché sono state stampate più di 2000 copie, e lavorando ormai anche da vari anni alla formazione dei nuovi giovani in servizio civile, che non devono essere obiettori di coscienza, e questa è una grande opportunità, certo, ma che scelgono un anno a servizio della comunità, a seconda dei programmi che scelgono. Ecco, è importante che sappiano anche quello che è successo a me dopo, perché quando mi dicevi non mi considero ex obiettore, perché poi l'obiezione di coscienza, che è, diciamo, uno degli strumenti della non violenza, è un qualcosa che ho cercato di realizzare anche nel mio lavoro nel sociale. Ho lavorato per molti anni nei servizi sociali, in psichiatria. Un impegno? È un impegno, sostanzialmente mi ha dato un po' una chiave di lettura di quello che poteva essere, ecco, il mio impegno. L'ho fatto con tutti i limiti, però insomma a servizio delle fasce più deboli della nostra società. E dico che il racconto è finito e sono contento, e non scriverò più un libro, se non magari potrebbe essere un saggio allora sull'obiezione di coscienza, ma non un racconto, perché parla anche di giovani che oggi fanno un servizio civile. Ed è il dopo allora? È proprio il dopo. È quest'ultimo capitolo che ci permette di dire di avere in mano una nuova edizione accresciuta e aggiornata. Ecco. In questo dopo che cosa hai voluto mettere? Che cosa hai voluto sottolineare? In questo ti do del tu, perché ci si conosce da tantissimi anni, ho sempre apprezzato il tuo lavoro, eccetera, di informazione.
In questo dopo c'è un capitolo che non ho messo nella prima edizione, che sono contento di aver messo adesso, e che si intitola La tuta blu e il grigio verde. Chi lo leggerà capirà di come la tuta blu che ci veniva messa addosso per coprire la sacralità della divisa, poi quasi per riscattarla l'ho veramente vestita in 2 anni di fabbrica, e in questo capitolo cerco di analizzare di come le regole di una fabbrica dura dove c'erano molti infortuni non erano molto diverse dalle regole del carcere. Però questo è anche un libro di speranza perché molti compagni di fabbrica che ho ritrovato, e molti che non ho più ritrovato perché sono morti perché lavoravamo sull'amianto, si sono riconosciuti in questa analisi. Questo è un capitolo che mi sta molto a cuore. E allora, visto che abbiamo completato questo viaggio, a chi ti senti di consigliare la lettura di questo libro? Beh, sicuramente ai giovani, perché penso che siano i fruitori primi di questa lettura. È un racconto, mi si dice che si legge in poco tempo, ma non tanto solo ai giovani, perché io sì ho spezzato il mio fucile, punto di domanda, ma quanti fucili ancora dobbiamo spezzare? Molti purtroppo, ma non lo possiamo fare, non lo possono fare solo i giovani, lo possiamo fare tutti. Deve essere una coscienza collettiva, a prescindere dall'età. Esatto, e se tutti ci mettiamo assieme, prendendo spunto da una frase bellissima di padre Ernesto Balducci, che diceva: la speranza sì è l'ultima a morire, ma la dobbiamo organizzare, la speranza. E in questi momenti dove le speranze non sono molte, poche, se le organizziamo forse riusciamo anche a spezzare. A capire come arrivarci sì. Anche poi. È bella anche quella frase di Isaia che dice: qua sentinella, quante ore devono passare della notte? Ecco, la notte sono le tragedie, eccetera. L'alba è la speranza di tutti noi. Allora, su queste parole di speranza veramente chiudiamo la nostra pagina informativa. Ringrazio Alberto Trevisan per averci fatto compagnia, per averci fatto entrare tra le pieghe di questo libro che torno a farvi vedere, un libro che racconta la sua storia di come Alberto Trevisan abbia spezzato il suo fucile, edito dalle edizioni De Ognane di Bologna, un'occasione in più per entrare in maniera critica, non solo nella vita personale di Alberto Trevisan, ma in quello che dovrebbe essere un impegno civile condiviso. Grazie, grazie Alberto per averci fatto compagnia. Con voi invece ci rivediamo alle 16:30 per l'edizione flash del TG. A più tardi.